Signori, bentornati in un nuovo episodio di Arca. È da un po' che non porto episodi, raga, lo so, ma perché sono stato, diciamo, a farmi delle vacanze. Ecco, è venuto fin qui molesto, fino in Sicilia, quindi insomma ci siamo divertiti, sono stato fuori casa per una settimana e quindi non ci sono stato. Ed è un bene perché comunque abbiamo affrontato qua un periodo di caldo incredibile. Infatti spero che comunque per chiunque della Sicilia, perché soprattutto l'abbiamo subito noi del sud, sta roba qua, spero che comunque avete passato questi giorni di caldo nel miglior modo possibile, perché veramente è successo il bordello, soprattutto nelle zone di Catania, tra corrente che si stacca, roba del genere, stanno squagliando tutte cose. Insomma, stato un casino. Fatto sta che ci ritroviamo qua su Ark, dove nell'ultimo episodio abbiamo preso questo grandissimo figlio di Troia che chiameremo comodamente Mamma Orsa. Che cazzo è? Opzioni, cambia nome subito, Mamma Orsa. Così. Orsa, no Mamma Orso, Mamma Orsa. In vostra assenza, penso che adesso non mi ricordo precisamente dove eravamo arrivati con le costruzioni, ma in vostra assenza ho fatto un bel po' di roba, come aggiungere queste nuove piattaforme. Adesso vi faccio vedere, lo so. Adesso vi faccio vedere quello che ho fatto là sotto. Mi sono dedicato sia alla costruzione sia a prendere alcuni animali, tra cui un cazzo di Pegasus. Guarda che bello, fantastico, caga pure viola, raga, è fantastico, è l'unico animale che caga viola. E ho preso anche un elefante, che ecco qua. Minchia, mi tentava troppo, raga, era a livello alto e ho ceduto. Infatti adesso è livello 210. E ho preso anche un cazzo di toro RGB. Ovviamente la missione che desideravo di fare con voi era quella lì dell'esplorazione marina, che è quella dove vorrei andare adesso. Ma prima vi voglio far vedere tutto ciò che ho cambiato qua sotto. Allora, qua è tutto uguale, insomma. Mamma mia, che super villaggio, raga, è un super villaggio. Qua ci sono le mie tartarughe a cui gli ho dato i nomi. Abbiamo Raffaello, abbiamo Michelangelo, Donatello e Leonardo. Sono le mie tartarughe incredibili. E qui, signori, abbiamo fatto schiudere le uova delle viverne. Siamo andati nel deserto, è successo un bordello. Insomma, le uova le avevamo prese in qualche episodio fa, forse quello dell'orso, quindi forse l'episodio precedente, non mi ricordo. Solo le uova, sono dovuto andare nel deserto praticamente in basso a destra. È stato un casino farlo, ma alla fine si sono schiuse. E qui ho preparato, collegato al molo, una piccola zona delle viverne. Guardate quanto è figo, qua abbiamo il primo piano dove ci sono le mie, infatti per adesso ho solo quella di fuoco. Poi si sale sopra, dove troviamo quella di molesto, dove lui si è portato sia una di fuoco sia una acida. Abbiamo pure le elettriche, ma sono rimaste lì nel deserto. Dobbiamo andarle a recuperare. Qua devo metterci giusto due ringhiere così sulle scale. E diciamo che la costruzione è fatta. Qua ho voluto mettere, vabbè, pure le sdraio con gli ombrelloni. Non lo so, era figo da fare. L'ho fatto. La nostra base continua a crescere in un modo incredibile. E adesso finalmente possiamo dedicarci a quella che è la nostra costruzione, cioè la nostra esplorazione dei fondali. Qui dobbiamo cercare di organizzarci. Allora, la balestra con le frecce ce l'abbiamo. Quindi fin qui siamo a posto. Ah, devo pure posare l'optero. Questo l'avevo catturato sempre. Un optero in più che avevo preso, che era a livello alto come maschio. Esatto. E quindi poi gli faccio la sella e lo metto insieme agli altri. Bene. E tra l'altro ho scoperto un'altra mod per fare le crocchette che è fantastica, ovvero questo pentolino. Vedete, grazie a due uova di qualsiasi grandezza, di qualsiasi dinosauro, possiamo creare queste crocchette qui. A sua volta queste crocchette vengono, diciamo, aggiunte insieme agli ingredienti per creare le altre crocchette più forti. Quindi praticamente è un bene, perché non vai per forza a usare, che ne so, su Ark normale per fare, che ne so, una crocchetta straordinaria. Devi andare a usare l'uovo magari di viverna, uova comunque rare. E quindi è un po' una rottura di cazzo fare sta roba. Mentre così tu con le uova crei le crocchette, tipo la pasta di crocchetta. Con la pasta di crocchetta poi vai a miscelarla con i vari ingredienti e ti vai a creare le crocchette che desideri. Insomma, fatto questo, direi di provare a vedere se possiamo crearci una muta. Anche perché io non riesco a trovare il coso che mi faceva respirare sott'acqua lì, il geco. E voglio vedere. Ok, ho trovato il geco. E quindi detto questo, diciamo che non abbiamo più bisogno della muta. Questa cosa è un po' OP, però vediamo, dai, vediamo quanto ci costa, magari la facciamo comunque. Allora, ci vuole chitina, fibra, pasta cementizia, pelle e perle. Vabbè, ce la facciamo, perché in vostra assenza abbiamo tanta di quella pasta cementizia. Guarda qui, sono andato in esplorazione con l'orso, ho raccolto il panico, ho fatto la strage di castore, quindi mamma mia, il panico.
Allora, di risorse, raga, io ho farmato veramente tanto. Magari per molti di voi sta roba è poco, ma per me è tanto. Ho farmato. Sono andato a caccia, così. Quindi adesso manca soltanto la fase subacquea da fare. Prendere le ultime cose qui. Accendiamo. Cosa minchia manca? Ah, la chitina, me la sono dimenticata. 40 di polimero per fare il pantalone, che tra l'altro non serve a un cazzo. Oh, solo la bombola al massimo mi vado a fare. 3 di polimero, ma sti cazzi, io non li spreco. E prendiamo pure un po' di cristalli. Un po', non così tanti. Madonna, perfetto. Mettiamo qua. Creiamo pure qua, vabbè, già che ci siamo. Creiamo pure la maschera, dai. Ok, fatto ste robe, spegniamo qui. E qua dovrei avere un manichino. Esattamente, questo mi serve. Perché quando noi andiamo a fare l'esplorazione subacquea, no? Andiamo nel molo. E qua subentra l'utilità della casetta che abbiamo fatto. Perché in questa casa io questa casa l'avevo creata proprio principalmente per posare la muta. Ah, questo è un altro animale che ho preso. Guardate qua, il gabbiano, quello che ti rompe il cazzo. E qua ci svuotiamo poi la nostra armatura. Ci togliamo l'armatura in ferro che abbiamo. Cosa manca? Mancano le mani a me. Non senza mani. Ci mettiamo le pin, tutto quello che abbiamo. Madonna, devo mangiare. No, ma io la maschera la odio, raga. Non posso fare niente. Bene, mangiamo, perché sennò il nostro personaggio romperà il cazzo. Allora, eccolo lì. Guarda qui, quindi doppia velocità in teoria. Mi sa che le pinne non servono un cazzo, perché ho la stessa velocità di quella che mi dà. Esatto, stessa identica velocità. Allora, la missione ovviamente è procurare uno squalo. Il problema potrebbe essere semplicemente quello di incontrare gente poco gentile qua sotto. Quindi dovremmo, secondo me, non lo so, andiamo in zattera. Magari prendo la zattera. Sì, dai, prendiamo la zattera. Ok, andiamo un pochino al largo. Ci immergiamo e vediamo come minchia va. Ok, raga, taglietto della vita. Ho dovuto interrompere un po' perché il mio PC stava raggiungendo temperatura tipo la superficie solare. Bene, adesso va meglio. Quindi non ci resta che esplorare i mari, vedere se riusciamo a trovare lo squalo della vita. Allora, io andrei in direzione dell'obelisco. Ma anche qui possiamo vedere, volendo, se c'è qualcosa. Che poi, male che vada, c'è sempre il ponte di pietra lì che era pieno di squali. Allora, in teoria l'ossigeno ce lo sta consumando lentamente, ma lo stiamo consumando. Esploriamo i fondali. Guarda qui, c'è tipo una grotta. Già siamo lentissimi, ragazzi. Vuole un animale marino. Siamo troppo lenti così. Anche se ci fosse uno squalo, non so se siamo più veloci di lui. Quindi dobbiamo comunque farcela vicino alla zattera. Niente, faccio una roba. Arrivado alla zattera e me ne vado lì dove c'è il ponte di pietra. Vediamo se riusciamo a trovare una posizione migliore. Andrei anche a piedi, volendo. Tanto la zattera che cazzo mi serve? Io la lascio qua, sti cazzo. Che cazzo è intanto? Eccolo, la mia zattera. Vabbè, poso la zattera a casa e vado lì in quella zona, raga, che è sicuro che ci sono squali. Tra l'altro lì forse anche perle bianche, che dobbiamo fare una scorta anche un po' di perle che le ho finite. E poi volendo anche no, dai, raggiungo la zona con la zattera. Magari la lasciamo lì, poi me ne crafto un'altra, sti cazzi. Già intanto ne ho di materiale. La lascio lì, così quando ci troviamo in quelle zone magari serve una zattera al volo per portare due animali. Magari a casa li fai salire sulla zattera. Ci sta, ne lasciamo una lì. Ok, raga, mi sono reso conto che stavo andando a fare in Culandia. Infatti il ponte è lì, io stavo tirando dritto verso il castello. Tipo, mamma mia, sono un coglione. Dobbiamo rientrare. Vediamo se qua c'è qualcosa, diamo un'occhiata sott'acqua. Oh, lì ne vedo uno, attenzione. Che cosa sei tu? Ok, una femmina di megalodonte. Normale, però. Questo è lo squalo normale, il megalodonte che troviamo su Ark. Che però 140, raga, vorrei dire. Oddio, tu non lo sei. Tu sei un... Mamma mia, quanto sei bello. Ma questo è un megalodonte. Perché non mi dice... Oh, è troppo lontano. Oddio, sei un Rhymes Plating Shark. Livello 50. Allora, possiamo sicuramente trovarlo più forte. Allora, facciamo una roba. Proviamo magari a eliminare. Mica sta venendo. Ma porca madonna. Potrebbe essere un problema. Perché non gli entrano i colpi? Oh. Ok, preso. Vai. Quante frecce possono volerci per uno squalo livello 50? Non sembra velocissimo. Però abbiamo sempre la tecnica della zattera incredibile. Mamma mia, questo è proprio figo, sto squalo. Guardalo lì. E anche... Ok. Dai che questo è facile. Dai che questo è facile. Ok. Dio mio, cosa sei?
No, vabbè. Mica non abbiamo niente. Per adesso gli do un po' della mia carne cotta. Ritorniamo un attimo alla zattera. Dovremmo prendere pure l'altro. Madonna, ci vuole una vita. Però il primo l'abbiamo preso. Questo qui in teoria è lo squalo tipo lumino. È molto più grande di quello normale. Allora, lì ho un pesciolino a confronto. Però ne ho visti di più grandi. Cioè, secondo me possiamo trovare di meglio. Poi livello 50 non è il massimo, però è un inizio, è un inizio. Abbiamo ancora 130 frecce, ce la possiamo fare. Ok, questo potrebbe essere un problema. Se viene potrebbe essere un problema, preso. Oddio! Mi sono cagato! Che puttana! Questo è più grande. Questo è decisamente più grande, ho un'impressione mia. Forse uguale. Non so che livello è, però magari proviamo a prenderlo. Prendiamo tutto noi nel dubbio. Sembra lo stesso squalo. C'è qualche problema. Giusto leggermente. Dove cazzo è la zattera? Scendiamo. Minchia, questo. Scassarmi i coglioni. Ok. Prendere questo qui. Il megalodonte normale livello 140 potrebbe far comodo. Anche perché se non sbaglio dovrei avere già la sella. Perché sta scappando? È buggato. Quello si è addormentato tra l'altro. E non so manco se qua. Buongiorno, non si incazzi. Non si incazzi. Non si incazzi. Mamma mia, è troppo forte il Diego, raga. Cosa vi devo dire? Siamo più veloci di lui. Siamo più veloci. No, c'è pure l'altro, raga. Troppi squali, però. Maria, quanto cazzo è grande l'altro. Porca puttana. Mamma mia, è leggermente più grande. Giusto proprio leggermente, raga. Guardate quanto è quello. Quello è un cucciolo praticamente. Dai che sta scappando, devo addormentarlo. Ok, si è addormentato. Si è addormentato. Diamogli metà della carne per adesso. Ok, dovremmo ucciderne uno. Devo vedere solo che livello sono. Allora, noi abbiamo preso questo qui che è livello 50. Mentre quest'altro è a livello 50 pure. Perfetto, uno lo possiamo uccidere. Così è un Plating Shark, livello 50. Questa è una femmina. Questo è un maschio. Minchia, pure la coppia avevamo fatto. Serve. Oddio, ma è super resistente. Porca madonna. Serve il pesce. Porca puttana. Vai, 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 vai. Oddio. No. Sono morto. Sono stanco. Sì, ce l'ho fatta, raga, il panico, il panico. No, non ricarico la stamina. Madonna, la zattera è lì. Il vero è che se vado avanti e sopra sembra di andare più veloce. Non so se è un'impressione, però ci stiamo andando, quindi ho bene. Mamma mia, però, raga, è una missione compiuta comunque. Livello 140 femmina megalodonte. E poi abbiamo preso pure questo qui. Che è fantastico. Quello non so che livello è, ma per ucciderlo così con la spada non penso era livello alto. Quindi dai, non ci siamo persi niente. Poi a noi serviva troppo procurare il pesce. Ok, quanto pesce abbiamo procurato? 579. Ma porca madonna. Allora, abbiamo un arco che possiamo buttarlo. Un'ascia in ferro. No, abbiamo procurato delle frecce. Carne marcia. Queste bacche qui. Magari le buttiamo. Mamma mia, questo è proprio gigante, raga. Guardate quanto è grande questo rispetto allo squalo normale. Proprio figo. Pure con viola l'ho trovato come colorazione. Guarda lì, sta mangiando. Questo si sta pure svegliando. Vabbè, questo è il livello più basso, quindi ci sta. Ok, adesso. Che cazzo è sta roba? Oh, questo è l'altro, raga. Questo è lo squalo armato. Quindi abbiamo un altro livello 50. Minion. Ah, ok, questo è piccolo. Vedendo, ho scoperto che in questa mod. Questo è sempre Minion. Questi sono piccoli. Ho scoperto che in questa mod, tipo, questi animali Rainbow, che sarebbero in teoria quelli RGB, possono accoppiarsi solo con altri squali Rainbow. Quindi se io trovassi lo squalo così, che non ha la sua stessa funzione di cambiare colore, comunque di essere bioluminescente, non posso farli accoppiare, anche se ho un maschio e una femmina, come se fossero due specie diverse. Nel frattempo io lascerei la zattera qui, giusto come segnale, tornerei un attimo a casa. Ok, allora, mentre sono a casa vorrei semplicemente. Tanto mi porto un animale lì, giusto per fare ste robe velocemente. Dopodiché devo vedere se ho una sella per il megalodonte. Se non ce l'ho, iniziare a farmela.
No, per il megalodonte non ce l'ho. Eccola qua, 30 di pasta gelentizia, pelle, cazzi e mazzi. Quindi ce l'ho qui, eccola qua, pelle, fibra. Tra l'altro devo rifornire pure di fibra. Sto posto qua che è pieno, che è vuoto. Poso un po' qui, questa per adesso me la tengo. Dammi un po' di pelle, dammi la pasta cementizia. Facciamo sta sella per il megalodonte. Eccola qui in tutto il suo splendore. Ok, la sella ce l'abbiamo, però vediamo come funziona. Se io faccio shark, ecco. Quindi ci sono minion, armored shark. Quindi ci sono due squali. Ok, sono due specie di squali ed entrambi hanno la versione cucciolo e tipo la versione adulta. Dovrei farmi altre selle così. Prendiamoci la pelle. Ok, adesso abbiamo ufficialmente tutte le selle che ci servono. Dovremmo poter viaggiare in libertà. Ok, ci prendiamo un volatile che trasporti bene, che sia veloce. E Asvaldo fa il caso nostro. Se non fosse leggermente buggato. Che la zattera dovrebbe essere da queste parti. Eccola lì. E tramite la zattera abbiamo il punto preciso dove sono i nostri squeletti. Ok, vediamo quanto manca in tutto questo. Madonna, dai, questo qui si sta svegliando. Questo è l'87%, guadagnerà 24 livelli, quindi vabbè, comunque è una ciolla. Megalodonte, questo qui è il platino, eccolo qua. Ok, questa è la sua sella, non vedo l'ora di provarlo, sto squalo. Diamo il megalodonte normale, beh, questo è il più forte, raga, sarà quello che useremo per prendere gli altri megalodonti. Mamma mia, ci vuole una vita, raga. Bisogna aspettare, c'è poco da fare. Secondo me però, se devo dire la mia, troppo OP il Geco, raga. Minchia, cioè non serve un cazzo la muta. Praticamente. Oh, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno mio caro. Mettiti la sella. No vabbè raga, ma di che stiamo parlando? È gigante. No vabbè. Ma è il livello basso per avere tutte ste statistiche. Trasporta pure bene di peso. Mamma mia raga. Faccio un giro con questo. Ok signori, è arrivato il momento pure di portare il nostro megalodonte normale. Finalmente si è svegliato, livello 199. Porca ma... sono inculati malissimo. Dai, che due coglioni. Aspetta, che devo modificare questo. Allora, comportamento. Tu mi devi seguire da una distanza alta, perché sei gigante, non mi devi stare attaccato al culo. Madonna, guardalo lì, guarda. È inutile, no? Non c'è poco, non c'è niente da fare, è finito. Ok, due squali ce li abbiamo, io direi di ritornare a casa e partiamo con uno squalo. Io penso di partire con questo qui, solo perché penso sia più forte. Guardate questo qui, a livello 200 praticamente, non ha minimamente la vita di quell'altro squalo, trasporta anche meno, la velocità è uguale. Il danno non saprei, bisognerebbe mettere tipo un manichino sott'acqua per testarli bene. Cosa che faremo, perché voglio vedere effettivamente quanto danno toglie uno squalo dall'altro, vedere qual è il più forte. Io penso che l'armor shark sia quello tipo più corazzato. Ma il molo, sbaglio, dovrebbe essere tipo qui. Eccolo qua, vediamo se fa il suo porco lavoro il molo. Io posso praticamente parcheggiare il mio squaletto in completa tranquillità qua. Qua ci sono le alghe, io vorrei arrivare qui per superare la zona di alghe e parcheggiare poi gli squali qui. Cioè raga, da notare la differenza tra questo squalo e quell'altro. Questo è lo squalo normale di Ark e questo è una mod. È pure più cattivo, guarda che sguardo. È proprio gigante sto squalo, raga, è enorme. Guarda pure la sella quanto è fatta figa. No, è proprio bello. Sta pinna blu. Ok, a sto punto ci rimane l'ultimo squalo da prendere, ovvero il carissimo Armor Shark. Adesso che abbiamo questo squalo qui, livello 200, io li potenzierei peso e velocità un pochino. E allora, qui avevo visto che c'è un ponte con una grotta. Vediamo cosa si nasconde in questi meandri. Mamma mia, non vedo un cazzo, raga. Proprio buio qua dentro. Mi sa che è finita qui, eh. Okay. Non c'è un cazzo, potrebbe essere un riparo per un mega squalo. Però mi sa che entra pure un mega squalo qua dentro, quindi... Poi calcolando che su Ark normale non esistono, quegli squali lì è un po' inutile a sto posto. Magari facciamo una base subacquea così. Minchia, ho finito la stamina, dai, che squalo di merda. Minchia, io lì vedo delle perle, mi sa. Proprio in lontananza. Qualcosa che luccica. Forse quelle sono perle. Oddio, ci sono due plesiosauri che sono appena... Mamma mia, no, quelli in un altro episodio magari.
Fai il bravo. Ma sta attaccando il mio squalo. Dai, che se si incazza il mio squalo gli rompe il cazzo. Madonna. Leggermente un po' di bordello, eh. No, i due plesiosauri non sono OP, raga. Aspetta, che livello sono? 15, vabbè, volendo. Facciamo una strage, dai, vediamo un pochino. Vediamo quanto è forte sto squalo. Mi sa che la stiamo prendendo nel culo, raga. Ok, plesiosauro livello 15 fatto. Questo che cazzo di livello è? Madonna, il plesiosauro è bello, ci puoi fare pure la base. Sarà a livello molto più alto. Vediamo, proviamo a passare in prima persona. Mi sta uccidendo. Mamma mia, raga, ma è fortissimo però. 17 livelli, allora potenziamoci un po' i danni. E il peso e la velocità. Ho preso due skin per la pistola lanciarazzi. Carne pregiata. Mamma mia, il megalodonte non è che sia così potente, eh. Sa che faccio un cambio, prendo l'altro. Intanto qui siamo proprio sotto casa. Guarda dov'è il mio squalo. Possono attaccarci sti animali. Quindi sti squali bisogna tenerli aggressivi, non si sa mai. Allora, a livello di velocità è uguale. E raga, ho appena notato una roba incredibile. Questo squalo ti fa respirare sott'acqua. Come potete vedere, l'ho appena notato. Sono immunità alle tossicità. Mi dà velocità in acqua. E posso respirare sott'acqua, mi dà aria. Cioè, è straoppista cosa, non c'è bisogno del geco. No, vabbè, raga. Fantastica sta roba. Adesso dove cazzo era quell'altro crazy? Eccolo qua. Questo non dovrebbe essere messo benissimo a torpore. L'abbiamo colpito un paio di volte. Vediamo se riusciamo un pochino. Oh, l'ho preso. E sta, in teoria sta scappando. Dai. L'ho preso, è mio. Lui sta... Mamma mia, fai cagare quando... Dai, guarda che bello però quello crazy, raga. Non è male. Tu dovresti avere carne pregiata. Dammela qui. E tu dovresti essere un maschio crazy. Quindi un'altra, diciamo, versione. Perfetto, questo lo addomestichiamo praticamente sotto casa. Quindi non c'è bisogno di capsule, roba così. Andiamo a fare una strage per vedere più o meno quanti danni fa. Quello toglieva tipo 159. 5. Raga, mi sa che è un po' OP però, eh. Poi questa immunità alla tossicità, può essere che sono immuni alle meduse? Questo è un grande rischio che mi prendo, perché se mi frizzano è finita. Potrebbe morirmi male. Sono morto. Guarda come mi muore lo squalo. Ma porca madonna, non ci credo, raga. Bello è che le meduse sono... vaffanculo, mi è morto lo squalo. Ok, mamma mia, le meduse sono OP. Madonna, vabbè, ma sti cazzi. Stavo addestrando quello lì che è praticamente più forte, raga. Quindi niente, non vi preoccupate. Serve la biotossina, già che ci siamo. Fuori un'altra. Non male che ho pure un paio di frecce normali. Guarda quanto sono, le meduse sono bastarde. Perché sono in branco. Servirebbe una bella balestra ascendente se sculassimo in una cassa, ma... Purtroppo ancora non abbiamo avuto questo gran culo. Il mio squalo, devo riprendermi la sella. Le ultime tre, dai. Immortali. Non sarebbe bello una mod tipo con una mega medusa? Se riesco a trovarla la mettiamo. Ok, intanto questo qui me le prendo. 75 di biotossina. Vediamoci la biotossina che serve per fare i super dardi incredibili. La biotossina hanno una scadenza. Però sono veramente forti. Mamma mia, guarda quanto è bello sto posto di notte, ragazzi. Sembra quasi alieno. In teoria è lo stesso squalo, quindi possiamo equipaggiare la medesima sella. In più questo qui è pure più forte, quindi dobbiamo solo aspettare che si svegli. Vediamo a che punto è. In teoria lui ha messo la pregiata, quindi dovremmo essere anche più veloci. Ah, bisogna aspettare. Oh, se l'è mangiato il pesce crudo. Vabbè, un altro morso, ragazzi. Ha dato il pesce crudo, quello pregiato. Mamma mia, è fortissimo per gli animali così. Saliamo che non vedo un cazzo. Dobbiamo aspettare soltanto che si alzi. Il problema è che sto congelando e sono stanco. Ah, devo restare così come un coglione e aspettare che si svegli quello. Dai, raga. 94%. Ok. Eccolo qua. Livello 124, questo è qua. What? No, vabbè, maestra, mega. No, ma è troppo forte sto squalo, raga. Saliamo in superficie. Troppo forte, raga, sto squalo è veramente sbroccato. Ciò significa che incontrarli lì in mare
È dura anche per noi, eh. Dobbiamo per forza avanzare con questo squalo. Dobbiamo essere uno squalo all'altezza per affrontare gli altri. Se no qua ci moriamo male. Pure morendo di fame. Madonna. Ok, raga. Io direi che... Che ci siamo. Prendiamoci un attimo la nostra armatura qui. Ragazzuoli, io direi che per questo episodio noi possiamo salutarci qui. Abbiamo preso due squali comunque. Nei prossimi episodi andremo a caccia di altre robe. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo episodio qui, dove andremo a caccia di altre bestie infernali nel mare. Ciao, bede mia. Alla prossima.